Grazie Presidente. Sì, io in questo emendamento volevo sottolineare l'importanza di una rendicontazione dei proventi di entrata e risparmi di spesa, appunto, di cui si fa riferimento all'interno del regolamento. E quindi la relazione che presenterà il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa sarà integrata con i corrispettivi costituiti dai proventi di entrate e dei risparmi di spesa e il valore del bene o del lavoro effettuato dallo sponsor. Ora, il tutto verrà, il documento finale verrà legato al rendiconto di gestione di Roma Capitale. Questo però a partire, fra due esercizi contabili, ma nel frattempo, nelle more dell'attuazione di questo emendamento, la relazione di cui appunto all'articolo 15, quindi monitoraggio, verrà presentato comunque in aula. Sicuramente nei bienni successivi all'approvazione di questo regolamento. Quindi tutto questo per dare, contezza, come dicevo già in un mio intervento nell'introduzione di questo regolamento, dare contezza di quello che poi sarà effettivamente al rendiconto la messa proprio in attuazione del regolamento sulle sponsorizzazioni. Importante perché se vogliamo appunto fare un adeguato monitoraggio, oltre ad avere una relazione, è necessario che ci siano questi dati contabili che ci fanno capire bene il quadro completo. Grazie.